Mi trovo qui all'aeroporto Punta Raisi di Palermo in attesa di potermi imbarcare per Roma. Mi pare la sede più adatta per accogliere incondizionatamente l'appello espresso dal collega Calogero Pisano. Del resto, oltre alle buone intenzioni contano i fatti, io sono il primo onorevole rappresentante della provincia agrigentina che ha fatto un atto parlamentare volto alla realizzazione dell'aeroporto. Un ordine del giorno con cui ho chiesto al governo di impegnarsi proprio alla realizzazione di questo aeroporto. Tuttavia il governo ha dato parere negativo e la maggioranza parlamentare ha espresso parere negativo. Ripeto, oltre alle buone intenzioni, contano i fatti. Quando viene l'eurodeputata Tardino a dire che si deve fare l'aeroporto ad Agrigento, le ricordo che lei è coordinatrice regionale della Lega, cioè esponente di primo piano del partito di Salvini, che è l'attuale ministro dei trasporti, che può da solo decidere immediatamente, come ha deciso la proposizione del decreto legge per necessità e urgenza per il ponte sullo stretto, che non sarà difficile possa realizzarsi, bene, faccio una decretazione d'urgenza per la realizzazione immediata dell'aeroporto di Agrigento. Chiedano i componenti di maggioranza un incontro urgente con il ministro Salvini, perché vedete, tutto ciò è il disagio che noi proviamo e il fatto che Agrigento Capitale della Cultura 2025 possa rivelarsi un flop dipende proprio dalla realizzazione di questo aeroporto, perché quello che rivela ciò che è accaduto a Catania è che la Sicilia e quindi anche Agrigento in parte, perché metà del flusso proviene a noi, metà da Palermo e metà da Agrigento sostanzialmente, metà da Catania scusate, si perdono 40 milioni di euro al giorno e nessuno si muove, tranne gli esponenti del Movimento 5 Stelle che oggi sono andati in ispezione a partire dal nostro deputato in infrastrutture Luciano Cantone proprio all'aeroporto di Catania per comprendere quale sia la situazione e perché l'aeroporto non riparta. Quindi al di là delle parole contano i fatti, si deve cercare di incontrare urge e fissare un incontro urgente con il ministro Salvini sulla situazione in Sicilia, sulla situazione ad Agrigento che risente moltissimo da quanto sta accadendo e portare avanti insieme le battaglie, ma parole basta, occorrono lotte fatte con atti e con risoluzioni concrete, diversamente diventa solo propaganda elettorale magari prima delle europee e questo non va bene. Illudere i nostri concittadini vessati da tanti ritardi, da tanti gap infrastrutturali, nella sanità, dappertutto non va bene, bisogna essere concreti e io rispetto alla concretezza ci sono e ci sarò sempre.